Chiamerei la dottoressa Emanuela Lista, che qui porta il saluto dell'avvocato Alessia Grillo, segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Prego, prego, dottoressa. Grazie. Per me è un grande piacere e un onore essere qui a portare il saluto del segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'avvocata Alessia Grillo, che purtroppo non è potuta essere qui oggi. In occasione di questo evento celebrativo dedicato alla 21ª edizione della Giornata Nazionale del Sollievo. Come sapete, la manifestazione vede un impegno ormai ventennale da parte della conferenza, accompagnata naturalmente ai nostri due partner storici, quindi la Fondazione Gigi Girotti e il Ministero della Salute. Un evento che, come richiamato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio del 2001, ha l'obiettivo di voler promuovere e testimoniare attraverso un'adeguata informazione, attraverso iniziative di sensibilizzazione e di solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale che colpisce, ma non solo, soprattutto nell'ultima fase terminale della vita. In questa occasione, proprio per la difficoltà, il momento storico così difficile che il nostro paese sta attraversando, abbiamo fortemente voluto, insieme alla Fondazione Gigi Girotti, organizzare questo evento che, come diceva il presidente Morgante, finalmente si ritorna in presenza dopo 2 anni, diciamo, di intervallo, chiamiamolo così. È un evento che vuole testimoniare l'impegno delle regioni e delle province autonome e l'attenzione che esse stanno dedicando, soprattutto negli ultimi anni, alla diffusione delle cure palliative e all'attuazione di quella legge così importante che è la legge 38 del 2010. Quindi, come gli anni precedenti, come l'anno precedente, abbiamo invitato tutte le regioni e le province autonome a voler promuovere iniziative quali comunicati stampa, videomessaggi, eventi, e devo dirvi che, nonostante le difficoltà e anche gli impegni pressanti che le regioni stanno avendo in quest'ultimo periodo, c'è stata una grande risposta da parte dei territori e questo ci ha ovviamente colpito positivamente ed è proprio la testimonianza dell'impegno profuso dalle stesse per diffondere la cultura del sollievo e la terapia del dolore. Sono infatti pervenute oltre 130 iniziative da parte dei territori, che sono un numero maggiore rispetto anche allo scorso anno, che abbiamo provveduto ad inserire sul nostro sito regioni.it, sia in forma singola che sotto forma di dossier, per avere un quadro omogeneo delle iniziative presentate. E sono eventi molto significativi che fanno emergere quella che è un'attenzione capillare e costante dei territori, ma non solo dei territori, delle singole strutture sanitarie, del mondo del volontariato, che hanno agito e continuano ad agire in sinergia con le significative realtà della nostra società civile e dei territori. Quindi volevo ovviamente ringraziare tutti gli assessorati alla salute che hanno, delle regioni e delle province autonome che hanno inviato a noi queste importanti iniziative. E ovviamente in particolare un ringraziamento va ai nostri due partner storici, che, come dicevo prima, Fondazione Nazionale Gigi Girotti e il Ministero della Salute, che oggi è stato rappresentato dal sottosegretario Sileri. E ovviamente ringrazio tutti i partecipanti all'evento per il contributo di suggestioni, di idee che hanno apportato a questa importante giornata. Ed infine ringrazio in particolare l'assessore alla salute della Regione Piemonte, l'assessore Luigi Genesio Icardi, che oggi è qui in veste di coordinatore vicario della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e che concluderà i lavori di questa importante giornata. Grazie. Grazie. Grazie, dottoressa Lista.